Il progetto di ricerca iSmart, finanziato dai fondi PORFESR 1420 Attività 1-3B della Regione Friuli Venezia Giulia, prevede lo sviluppo di un kit innovativo per un test diagnostico molecolare, semplificato, rapido e non invasivo, per la diagnostica e la medicina personalizzata in oncologia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre realtà regionali, l'Alphagenics Biotech SRL, la Dotcom SRL e il Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie. I farmaci intelligenti, che rappresentano la base della medicina oncologica personalizzata, si fondano sul principio che gli effetti dei medicinali somministrati al paziente cambiano in base alle sue caratteristiche genetiche. Durante il progetto iSmart sarà sviluppato un test diagnostico molecolare non invasivo, capace di individuare la presenza di geni chiave o di specifiche mutazioni del paziente, che ne caratterizzano la propensione alle cure, permettendo di conoscere a priori quali soggetti potranno beneficiare di specifiche terapie e quali no. L'attività di ricerca del progetto iSmart mira allo sviluppo di un kit diagnostico basato su tecnologia real-time PCR, in grado di analizzare i dati raccolti in ambito clinico per identificare i profili di risposta alla terapia dello specifico paziente. Fondamentali caratteristiche del kit sono la velocità di analisi, che risponde alla necessità di fornire rapide informazioni al medico curante, ad esempio l'oncologo, al fine di avviare nel più breve tempo possibile le migliori terapie disponibili. La minore invasività all'atto della diagnosi. Grazie all'impiego del solo ago aspirato, si evita di sottoporre il paziente a interventi più invasivi. L'economicità. È possibile ottenere una notevole riduzione dei tempi di diagnosi e dei relativi costi. L'insieme di questi aspetti consentirà di ridurre i tempi di analisi necessari a individuare i geni chiave, caratterizzanti la propensione del paziente alle cure. Sviluppare un sistema in grado di consentire l'analisi molecolare di campioni prelevati con metodica non invasiva. Alphagenics Biotech è una delle aziende più qualificate nell'utilizzo delle innovazioni tecnologiche in ambito biomolecolare. Suo obiettivo è promuovere la medicina personalizzata semplificata. L'azienda riveste un ruolo importante sia nella produzione di kit diagnostici innovativi, sia nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni ad elevata tecnologia, e fornisce servizi di consulenza per il trasferimento tecnologico di nuovi progetti, con un dipartimento ricerca e sviluppo coinvolto nell'evoluzione di nuove tecnologie e nella creazione di soluzioni personalizzate per il mercato. Recentemente ha avviato l'applicazione di tecnologie di biologia molecolare nel settore ambientale e alimentare. Alphagenics Biotech è attiva nel campo della ricerca attraverso la partecipazione a importanti progetti in ambito regionale, nazionale ed europeo. La sua partecipazione al progetto iSmart, fornendo l'opportunità di sviluppare un prodotto in grado di rafforzare la competitività dell'azienda, è un passaggio importante per la sua espansione e crescita. Dotcom SRL opera dal 2004 nel campo dell'IT, creando soluzioni per la gestione documentale e sviluppando software medicali e applicazioni di e-government su piattaforme open source. Ricerca, sviluppo e innovazione sono oggi il principale motore per la sua competitività sul mercato. Per Dotcom, il coinvolgimento nel progetto iSmart rappresenta un'opportunità di sviluppare le proprie competenze e di ampliare le proprie offerte di servizi commerciali, rafforzando la prospettiva di crescita futura in nuovi mercati. Il Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie, fondato nel 1987 attraverso l'aggregazione di 25 università italiane, ha lo scopo di promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica e di trasferimento nel campo delle biotecnologie avanzate. L'oncologia molecolare, la genomica funzionale e la medicina personalizzata, elementi fondamentali del progetto iSmart, riassumono il percorso di crescita dell'LNCIB dalla sua nascita a oggi. Grazie alla sua architettura flessibile e alla sua adattabilità, il kit iSmart troverà un ampio impiego nel campo delle terapie oncologiche personalizzate. La concreta possibilità di espandere la capacità di analisi del kit a diverse tipologie di tumori rappresenta l'effettivo potenziale di sviluppo del progetto di ricerca iSmart, che in seguito alla sua implementazione consentirà la produzione di kit diagnostico-molecolari con ampio spettro di applicazioni nell'ambito della medicina personalizzata.